Roberto De Zerbi si sta imponendo in Inghilterra, e la nuova stagione è iniziata sulla falsariga della scorsa, cioè con un Brighton che dopo aver terminato con la qualificazione all'Europa League 2023-2024 è ripartito, giocando un calcio spettacolare, sbriciolando all'esordio in casa il malcapitato e neopromosso Luton Town, ma tutto questo a quanto pare in Italia non interessa. Per fortuna che esiste YouTube, che esistono i social e che anche noi un po' più piccoli come content creator possiamo fare divulgazione. La partita contro il Luton è stato un monologo, non c'è nemmeno troppo da soffermarsi e sicuramente la premessa da fare è che la neopromossa squadra in Premier League pare essere un po' la vittima sacrificale della stagione 2023-2024. Infatti, a livello di contenuti tattici si sono viste cose interessanti, ma tecnicamente e qualitativamente parlando, veramente gli arancioneri sono veramente poca cosa. E quindi il Brighton ha avuto vita facile. Sì, ma ha fatto di tutto per cercarsela questa facilità, se l'è costruita e come al solito, con una grandissima partita giocata a livello di identitaria, possesso palla e uno sviluppo della manovra sostanzialmente recitato a memoria, frutto del grande lavoro fatto da Roberto De Zerbi lo scorso anno, che tra l'altro, lo ricordo ai più smemorati, non aveva potuto fare la preparazione estiva in quanto subentrato a stagione in corso a Graham Potter, un Graham Potter che passando al Chelsea invece è durato molto poco, mentre De Zerbi non solo ha macinato risultati positivi, ha battuto le big, ha qualificato appunto il Brighton all'Europa League, ma soprattutto ha migliorato di n volte la media punti dello stesso Graham Potter inizio stagione. Qualche numero di Brighton Luton per incasellare quella che è anche un po' l'identità, no? Costruita da De Zerbi al Brighton. Expected goals per ecco, il risultato finale 4-1 con il Brighton che era andato sul 2-0, poi ha subito il gol del 2-1 sul calcio di rigore, unica volta che il Luton praticamente ha inquadrato la porta avversaria, per poi, grazie anche ai cambi di De Zerbi, dilagare nel finale. Expected goal 4 per il Brighton, 1,38 per il Luton, quindi il 4-1 finale. Diciamo che secondo il coefficiente expected goal rispetta quello che si è visto in campo, ma c'è da dire che il Brighton ha avuto una valanga di occasioni, confermate da cosa? Dal numero dei tiri, 27, dei quali 12 in porta, 10 fuori e 5 parate del portiere del Luton, con il 71% di possesso palla che ha toccato picchi dell'87% in alcuni frangenti della partita, 6 big chance create, 20 tiri dei 27 addirittura in area di rigore. Manovra palla a terra, si entra e si cerca di creare i presupposti migliori per andare in gol, 7 invece da fuori area. Una manovra, come dicevo, insistita, ma anche molto eterogenea, che si è sviluppata sostanzialmente in tutte le zone del campo. 91% è stata la precisione di passaggi nella metà campo avversaria, con però anche 30 palle lunghe giocate, 23 cross, quindi si sono cercate altre soluzioni, soprattutto quando il Luton si chiudeva. Ma se la precisione di passaggio nella metà campo avversaria del 91% ci dice che il Brighton ha cercato molto spesso la manovra a palla a terra, quindi scambi anche brevi negli spazi con tutti quelli che non erano in possesso di palla, che si sono mossi tanto andando ad intercambiarsi di posizioni, la percentuale di riuscita di palle lunghe e cross è molto minore perché appunto il Brighton è una squadra che principalmente predilige tenere il pallone basso. Mi è piaciuto molto anche il lavoro delle fasce. A destra, Milner, Pascal Gross e Solly Marsh, che tra l'altro ha segnato il gol dell'1-0, hanno creato un triangolo all'interno del quale i giocatori del Luton sono andati totalmente in palla. Mentre a sinistra si è giocato un calcio un pochino più diretto, perché gli interpreti permettevano a De Zerbi di attaccare la porta in maniera più verticale. Estupiñán, terzino sinistro, e Mitoma, esterno alto del 4-2-3-1, con Daoud, che è un centrocampista molto più bravo nei cambi di gioco, nei lanci lunghi, venivano armati non sui piedi, ma sul movimento. Quindi
quando parlo di eterogeneità di offerte mi riferisco anche a questo. Tra l'altro, De Zerbi, non dimentichiamo che quest'estate ha sostanzialmente perso due delle pietre angolari del suo Brighton, che l'anno scorso si è qualificato all'Europa League. McAllister, che ha giocato appunto con il Liverpool contro il Chelsea, ma anche Caicedo, che formalmente ormai è un giocatore del Chelsea. Ma proprio commentando la partenza di Caicedo, De Zerbi ha dato un insegnamento a tutti, dicendo: ci possono prendere tutti i giocatori che vogliono, anche quelli più forti che abbiamo, come Caicedo, ma la nostra identità, l'identità del Brighton, non ce la potrà togliere, non ce la potrà comprare, non ce la potrà rubare nessuno. Identità, seguire le proprie idee e al massimo, sbagliando, affossarsi con esse, senza adattarsi, ma cercando cos'è giusto. E soprattutto che cos'è funzionale. Lui, De Zerbi, ecco, qualche mese fa era andato ospite alla Bobo TV e lo aveva proprio detto: io gioco questo tipo di calcio, ma non dico che sia il migliore, non dico che neanche che sia il più funzionale, dico che questa è la mia visione e io vado avanti con le mie idee. Poi, ecco, tutta un'altra serie di concetti che non è il caso di approfondire perché il video verrebbe troppo lungo. Però ecco, io apprezzo molto questa, quella che io vedo come coerenza e che in Italia viene visto come talebanismo, ma è d'altronde De Zerbi dov'è che sta trovando soddisfazioni? In Inghilterra, nel campionato più ricco, nel campionato della proposta più interessante, nel campionato più remunerativo, nel campionato più visto del mondo. È un caso? La risposta la conoscete tutti.